Questo che vi mostro è un prospetto in cui sono calcolati i tempi da alcuni eventi molto significativi per me fino al giorno di giovedì, domani 12 del mese. Particolarmente significativo è quello che è accaduto in questo momento qui. Non si vede. Vedete, qui il 28/2 del 1988 io scelsi il mio fallimentare calvario. Da allora fino a domani ci sono esattamente 11.000 giorni che in mille significano la presenza di 10 al cubo, il modello dell'unità nella Trinità basata sul 10, mentre 11 è 66 sesti, ossia l'unità sesta del mio nome romano, 66. Ma questa data è una data in cui era atteso un miracolo che accadde in me, perché io scelsi il mio fallimentare calvario nella totale emulazione di Gesù Cristo. Avevo tentato di dar corpo a Cristo e, giunto in condizione fallimentare, scelsi di fallire, scelsi il mio calvario che sarebbe stato trino: Romano Amodeo come persona, Romano Amodeo società, ditta individuale, e Romano Amodeo SRL. Ma la cosa notevolissima da dire in questa data qui è che a Montesilvano 20.000 persone radunate sotto una croce attesero un miracolo in cielo. E non videro nulla, fallirono insieme a me. Non potevano vedere il mio atteggiamento così simile a quello di Cristo, che dopo di avere per 15 anni tentato di dar corpo a Cristo, sceglievo di fallire, sceglievo il Calvario di Romano Amodeo, come Gesù scelse il suo. Nello stesso modo, tre fallimenti, uno solo vivo in mezzo, io come persona, e al mio fianco due grossi ladroni, la ditta individuale e la SRL, due grandi ladroni quando sostituiscono il bene della ditta al bene delle persone che vi operano dentro. Io fallii con tutte e tre le iniziative, ma tutte e tre erano volte non a portare avanti la persona o l'azienda, bensì le persone che lavoravano per me e nelle mie due aziende. Quel 28 febbraio del 1988 dista dal giorno di domani esattamente quanto l'unità 66 che si moltiplica per il modello 10 al cubo di Dio. Ma sono importanti anche gli altri valori che riguardano il giorno di domani. Infatti, se noi calcoliamo che giorno è questo, ossia la distanza dal giorno di domani della fine del millennio, cioè i giorni sono 6.676. Ora sapete bene che l'energia è
è immobile. 6.666 è una energia totalmente ferma. Essa si muove totalmente quando si muove di 10. Ed ecco che il 10 aggiunto a 6.676 mostra proprio il giorno che è domani, perché domani è il giorno 6.676 del terzo millennio. Ora andiamo a vedere altre ricorrenze piuttosto importanti che sono qui esistenti e che io vi presento per il significato notevole che esse hanno. Vediamole, per esempio, in relazione a quando io, il 3 del 5 del 2006, pregai Dio per un 6 al Superenalotto nel nome di Gesù. Da allora i giorni, domani, sono 709 e 9 indica tutto il movimento di 1 che è in 700 la piena libertà di azione. Sono anche un 6 diabolico, 6 il 666, più i 2 che sono saliti su 41 uguale amor. 41 più 2 fa 43, più 666 sono i 709. Come vedete, il 6 diabolico, però più i due enti divini saliti sul 41 dell'amor. È altamente significativo anche quello che è accaduto in relazione alla data che io mettevo particolarmente in rilievo con il 26 luglio del 2016, che è il tempo di mezzo, detto dalla profezia di Daniele, in cui si avviò in cielo il padre e padre Hammel fu decapitato. Da allora, domani, i giorni sono 625 e sapete che cos'è? È il valore della carica reale data da 5, ossia la dimensione reale quando il ciclo è 10, elevato alle quattro dimensioni dello spazio-tempo. Vedete, da allora, da quando si avviò in cielo il Padre, è passata tutta la carica reale data da 5 elevato a 4. Quando terminò questa ascensione e ascese Dio Padre in me, salendo via da me come da un asino, il 17 agosto del 2016, i giorni sono 603, che indica proprio tutto il valore trino di chi compie tutto quanto il lavoro dato da 600 giorni, la Trinità che compie tutto il lavoro di 600 giorni e questo lavoro trino è terminato ed è compiuto domani. Poi abbiamo qualcosa che mi riguarda molto ed è l'investimento che io ho patito il 30 novembre del 2017. L'investimento è importante per me perché io ho visto in questo reale investimento proprio qualcosa di concreto legato alla vita e alla morte, al successo e al fallimento. Ebbene, da quando io sono stato investito, domani sono trascorsi 132 giorni che sono il romano che vale 66, che si è spostato totalmente di un altro 66. Infatti 66 più 66 fa 132. E quindi c'è tutto quanto l'investimento legato a un romano che si sposta totalmente di romano. Quando io ho compiuto 80 anni, il 25 gennaio del 2018, da allora sono trascorsi 76 giorni e sono esattamente
tutto il movimento 10 di Romano, quindi è il movimento intero 76. Ora, quando mio fratello, che è importantissimo per me perché rappresenta in me il miracolo accaduto in me, quando io il 4 giugno del 1940 fui miracolato dal Signore, ecco, il mio fratello, che fu concepito in quel giorno, nacque poi il 17 febbraio del 2018. Se n'è anche andato mio fratello in cielo. Compirebbe, cioè ha compiuto, il avrebbe compiuto il 77° anno di età in questa data qui, se fosse stato ancora vivo. Ebbene, mio fratello, da quella data lì del suo compleanno, 77°, avrebbe 53 giorni, che sono tutto il percorso compiuto da un Amodeo 47 nel 100. Ora, mio fratello è collegato proprio con l'avvento di Cristo, perché il giorno in cui c'è la parusia di Cristo, ossia Gesù, si aggiunse sul me come su un asino, su cui già erano presenti Padre e Spirito Santo, ecco, mio fratello, concepito in quel giorno, rappresentò quell'ente nuovo che si era aggiunto invisibile sul mio asino. Quindi mio fratello rappresentò concretamente la vita di Gesù che in me si era aggiunta sul mio groppone. Ora, quando era accaduto? Il 4 giugno, ebbene, il 4 giugno del 2018 sarebbe il 78° avvento di Gesù. 78 è proprio il valore trinitario di 26 più 26 più 26. Ebbene, dalla data di domani a questo giorno qui che ancora non è venuto, mancano gli stessi 53 giorni che sono stati calcolati dalla nascita reale di mio fratello. E questa coincidenza dei numeri identici rimandano al fatto che domani c'è proprio il valore esatto del dimezzamento relativo all'avvento di mio fratello e di Gesù per mio fratello che rappresentò concretamente l'avvento di Gesù.